Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Non avete tanto chiesto e quindi ecco qua una nuova guerra tra gilde. Speriamo bene vada molto meglio di quella dell'altra volta. Prima di cominciare però vi volevo dire di seguirmi, per chi è interessato alle live, dato che sto facendo live tutti i giorni su Twitch, di seguirmi anche su Twitch. Lì mi chiamo Snowkills, trovate ovviamente il link sotto la descrizione del video, perché praticamente tutte le live le farò lì. Soltanto le live di, tra virgolette, eventi, cioè quando c'è una live perché ha un senso particolare, come è uscito un nuovo eroe, l'ho trovato, che ne so, qualcosa che posso lasciare poi pubblico, lo faccio su YouTube. Altrimenti tutte le live di gameplay saranno tutti i giorni, pomeriggio e sera, molto spesso anche tutte e due, sempre su Twitch. Quindi mi raccomando, seguitemi su Twitch, mi chiamo Snowkills, il link lo trovate anche in descrizione come già detto, e quindi possiamo andarci a vedere oggi chi abbiamo in questa guerra tra gilde. Quindi Colosseo, guerra tra gilde, abbiamo i Sabertooth, i The Slayer, i Fury e gli Ovi 07. Quindi adesso mi vado ben bene a vedere quali sono quelli che si possono fare e iniziamo ad attaccare. Direi di vedere da qui, abbiamo 327k, 380, poi Fury 323 e gli Ovi 007 303k. Come primo attacco, The Slayer, ho visto che questo 286k si potrebbe fare, sperando di non commettere lo stesso errore dell'ultima volta, cioè aspettando che tutte queste truppe vengano un po' più eliminate e non proprio subito a scendere anche Mino. Più che altro metterlo in un posto un po' lontano che impiega del tempo. Zucca, gli faccio fare una schillata a vuoto, poi facciamo così, doppio, solo 53, davvero triste, davvero molto triste, davvero molto triste. Non posso, shottati tutti, almeno ho fatto caricare un po' l'energia, ma ha ingaggiato Ares, davvero terrificante. Sono ancora tutti un po' vivi, vediamo un po' che cosa succede. 91%, tutti schiattati. Niente, il 100 è praticamente impossibile da prendere. E fuck, che sfiga, 52%. Però in quell'attacco ho sbagliato, perché dovevo fargli prendere il doppio buff di Zucca e dopo scendere Cupido, perché tanto gli mancava un po' di energia a Mino e poteva continuare a colpire qualche struttura senza skillare prima. Quindi ho sbagliato io, gli avrei dovuto far prendere entrambi i buff e l'avremmo vinta al 100%. Quindi my bad. Allora, ho trovato questo villaggio tranquillo, un bel po' di punti a disposizione. Non c'è troppo per far caricare Zucca, però non dovremmo avere troppi problemi. Zucca, Mino, Cupido. Dai, skilla col doppio buff. 95, perfetto. Poi facciamo così. Metto questo. Vediamo un po', dovrebbe aver focussato il castello e riuscirlo a tirare giù. Ok, questo ci siamo beccati. Tre fiamme, è andato come dovevo. Prima ho sbagliato a non fargli prendere il doppio buff, vabbè. 646 punticini e tre fiamme. Quindi vado a resuscitare quelli che sono morti, le truppette. Possiamo provare così, con tutta una serie di truppette. Zucca, Mino più lontano. Tutti gli altri di qua con le truppette pure. Vediamo, 92, va bene. Continua a scendere truppette come se potessero servire a qualcosa, tipo qui. Ok, perfetto, è andata bene. Questa volta 650 punti ce li siamo beccati. Abbiamo 264 qui, che è fattibile anche, perché quelli pieni di truppette con miliardi di fantasmini e cose del genere, ragazzi, cioè 10.000 tentativi ed è frustrante, non è divertente. Quindi facciamoci questo, bello easy, cioè almeno dovrebbe, perché bello easy poi perdo. Allora, facciamo così. Ci metto anche Mino, che come accelera, faccio così, ok, 94, poi scendo questo così e ci becchiamo 630, facile facile, il primo tentativo. Perché sudare quando ci possiamo prendere poco poco meno punti a zero fatica? Allora, manca solo un attacco, manca, neanche una perdita in questo, quindi possiamo andare direttamente a cercare il prossimo. 263k, direi che questo va bene come ultimo attacco, possiamo fare come abbiamo fatto finora. Allora, direi da qui, mettiamo Zucca. Aspettiamo che si avvicina. Facciamo così.
Vediamo se riusciamo a fargli prendere. Ok, 100% con una sola skillata. Ed ecco fatto l'ultimo attacco. Prima di chiudere, però, non abbiamo finito. Intanto andiamo a fare come sempre: saluti di rito a tutti quanti, ragazzi. Cybertooth, Liovi, The Slayer, che non so se li ho cliccati. Quindi clicchiamoli bene, tutti quanti: The Slayer, i Fury e gli Obscured, che sono la mia gilda. Quindi, ragazzi, vi saluto tutti e sono anche quinto con 3.000 punti. Dai, 3.000 punti li ho fatti, quindi schifissimo questa volta non ho fatto. E se non avessi sbagliato anche il primo attacco, ne avrei fatti di più. Quindi, comunque, non è andata male. Volevo andarmi a rollare qualche gemma che ho lì. Quindi, a questo punto, dato che i video di Castle Clash non sono più frequentissimi come prima, ci possiamo andare, mi pare. Ho anche qualche scrigno qui, un paio, non lo so, questi, non so che cosa sono, sinceramente, lava. Quindi, intanto li devo prendere perché i frammenti mi servono per portare a 9 la skill di Michael, che ci manca veramente pochissimo. Quindi intanto me li vado a beccare tutti quanti questi. E boh, questo non è niente. Proviamo questo. Quelli sono quelli di Gilda inutili. Sti qua, scrigni Gilda. Vabbè, già che ci siamo, ci prendiamo sti 4 libri e anche questi altri. Cos'è, lava questo? Sì, è lava. Perfetto, allora adesso 2100, vabbè, non ho qualcuna così, vediamo se esce un bel rock, no ragazzi, vediamo, un bel 450, ma quando mai, ieri mi è uscito Golem e coso lì, come si chiama, Greenfiend, uno di fila all'altro, quindi sicuramente non uscirà un bel nulla con queste gemme, ma mai dire mai, e invece sì, possiamo dire 1200, dai, un altro 450, boom! Attenzione, cavalier morte, dai, poteva dare qualcosa di più carino, vediamo 800, l'ultimo, niente, va bene. E quindi ragazzi, per questo video è davvero tutto, vi rinnovo l'invito a seguirmi anche su Twitch perché farò live quotidiane su Twitch, sia per quanto riguarda Paladins, anche Rainbow Six ovviamente, ma qualche scappatella ci sarà anche su Castle Clash, Clash of Clans, Clash Royale, non mancheranno. Royale, non mancheranno sicuramente live anche su quei giochi. Comunque, le live fisse saranno su Twitch, quindi seguitemi su Twitch, link in descrizione, oppure basta seguirmi sia Snowkills. E oltretutto, per chi non conoscesse Twitch e sta titubando all'idea di scaricarsi Twitch, ragazzi, fidatevi, è una figata Twitch. Oltre perché potete seguire me, ma non solo per quello, anche perché potete seguire tanti altri gamer, tra cui anche pro di determinati giochi. Quindi è davvero fighissimo per poter streamare e creare, diciamo, social. Ieri anche abbiamo conosciuto tantissimi ragazzi, abbiamo giocato insieme, uno era anche fortissimo, quindi ragazzi, iscrivetevi anche al mio canale di Twitch, con questo è tutto, lasciate un bel like e un commento sotto al video, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.